Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola. Una parola, seme di rivoluzione, su cui poter fondare un'altra religione. Abbi cura di me, questo è il titolo del concerto live di Simone Cristicchi al Teatro Petrarca ad Arezzo per la Giornata Mondiale della Pace. Una versione straordinaria, un percorso intimo e profondo alla scoperta dell'umano, intervallato dalle testimonianze dei giovani studenti italiani e internazionali di Rondine e dalla musica di Oida, orchestra instabile di Arezzo. Non è strano pensare che in un paese straniero mi sento più sicura con il mio nemico che con un italiano. Questo è la bellezza di Rondine. È la bellezza di aprire le porte e non rimanere chiusi. Una richiesta d'aiuto, perché noi siamo esseri collegati tra noi, ma ci ostiniamo a sentirci separati dagli altri. E mentre veniamo da un tutt'uno, come lo chiamava Dante, la forma universale di questo nodo, e quindi sentirsi parte di un qualcosa di più grande, pur non essendo altro che un minuscolo granello di sabbia, dal momento in cui veniamo fuori dal ventre di nostra madre, per tutta la vita ricerchiamo questo senso di completezza, e c'è chi lo trova nell'amore coniugale, in quello filiale, nell'amore che si può riverberare nella religione o nell'amicizia, ma è questo che secondo me noi ricerchiamo. Chiediamo anche in silenzio l'aiuto dell'altro, quindi abbi cura di me diventa una dichiarazione di fragilità, e la fragilità non è debolezza. Artista poliedrico e appassionato che ha spesso portato sul palco e nelle sue canzoni temi di profonda attualità, sul caso di Laura Pausini, che si è rifiutata di cantare Bella Ciao, risponde così. Io lo leggo come una semplice scelta personale, senza stare troppo ad indagare sulle motivazioni. Mi sembra un po' un escamotage per gettare fango su un artista che invece è un orgoglio nazionale in tutto il mondo, quindi non capisco il motivo. Intanto nel borgo di Rondine stanno per arrivare studenti ucraini e russi, pochi rispetto a quelli che Franco Vaccari avrebbe voluto ospitare. Sono in arrivo, è il conto alla rovescia e siamo molto felici di questa apertura, e se posso permettermi abbiamo un punto di dolore, perché per 6 giovani che abbiamo potuto ospitare ne abbiamo dovuti lasciare alcune decine a casa, perché molti volevano venire a Rondine, molti volevano incontrare quello che l'infezione del nemico dice: non ti devo vedere, voglio che tu sparisca dalla faccia della terra. Cioè i giovani sono i primi che si oppongono alla logica della guerra. Noi speriamo che con la solidarietà di tanti, anche di quelli che ci hanno ascoltato ieri sera nel messaggio, si possa allargare la possibilità di accoglienza a Rondine, avere più borse di studio, perché è un peccato perdere questa ricchezza umana, questa possibilità.